E andiamo a vedere questo Prison City. Ok, lingua italiano, speriamo nella traduzione che non sia come gli altri. Boh, comandi non ci sono. Vado a farmi il caffè e torno, ragazzi. Devo metterlo in lista, sto gioco, l'usual finding, l'ho adorato. È vero, è bellissimo l'usual finding. Bravo Staga. Fatelo, fatelo. Allora, arrivo subito. Volete che vi lasci questo? O volete che vi... Ci metto talmente poco che non vi metto neanche il BRB. Arrivo subito. Olè, eccoci, preso anche un tarallino, eh? Davo! Davo! Rischio di masticare e vi accolgo. Qua te ne frega la lingua, tanto non leggi niente. Ciao Caricone! Comunque forse oggi il corso del Rebus. No, non può. No, no! È vero, c'è il corso del Rebus, devo ancora vederlo. Non spoilerate, eh! Maledetti! Allora, ragazzi, perché ti posso connesso solamente adesso? Abbiamo fatto una piccola chiacchiera. Abbiamo fatto una piccola chiacchiera dove ho parlato un pochino della mia esperienza di quest'anno della Games Week. Abbiamo parlato che domani c'è la maratona per Aizm, quindi ragazzi ricordatevi, da domani alle 9 inizio io, arriviamo fino a Bondavo. Siamo qui per cercare di fare del bene. In quella maratona vi presenterò il nuovo format del 2024, quindi se vi interessa siateci. È un Fightcade come non l'avete mai visto. Ok? Si chiamerà Fight Cage, unico spoiler che vi ho fatto. Abbiamo adesso provato 3 Minutes to 8. Si è rivelato essere veramente, veramente interessante. Talmente che ho smesso di giocare e ho detto lo porterò in live. Perché sì, perché sì. E adesso andiamo a provare invece Prison City, che dovrebbe essere un contra-like. Sapore molto NES, come avete sentito, sia musicalmente che visivamente, palettamente. Proviamolo. Come stai, Calittone bello? Anche se non ti dovrei salutare, visto che ci hai snobbati. Lo snobbiamo per 5 minuti. Timeoutiamo Calit per 5 minuti. No, non lo potremmo mai fare. Però ci siamo offesi, sappilo. Sappilo! No! Un par de bale! Sappilo! No, ma se l'hai visto. Vabbè, se c'è lo spoiler va bene, ci provo poi anch'io. Come vi dicevo, l'avevo avviato. Quindi lo eliminiamo.
Elimina. Vabbè, vediamo. Allora, avvia partita, addestramento. Vabbè, non mi interessa, visto che sono quattro tasti, quindi non dovrebbe essere... No, ma facciamolo, va. Facciamolo, va. Capo. Al. Prima di andare in missione dobbiamo riprendere il tuo addestramento da poliziotto. Ti ricordi quando eri nella polizia? E avevi quella bella acconciatura agli anni 80, due occhi? Aia. È passato del tempo. Diamogli una bella rispolverata. È fondamentale per il tuo successo. Vale DK Serial Player. Ciao! Ciao ragazzi! Benvenuti ai Serial Player, come state? Belloni, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Come la va? Grazie per il follow. Bonjour. Bonjour. Può riprendere i movimenti di base. Abbiamo appena iniziato Prison City. Quindi stiamo facendo il tutorial, vediamo com'è. Hop, hop. Come la va? Ok. Squat, un po' di teabag. A per saltare. Per scivolare. Ok. Tanto Ness. Mamma mia, quanto Ness. Mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato. Ok. Ciao Joe! Porti codo Rocket League. Non io, ma giocheremo Rocket League a breve. Cioè a breve, a giorni. Non da me, ma lo giocheremo. Ciao Joe, come stai? Tutto bene? Ho visto il video ieri, è sempre tanta roba, eh. Sempre tanta roba, Joe. Il nostro Joe è sempre tanta roba. Ciao, Sherlocky! Buongiorno alla combriccola! Buongiorno, buongiorno, ragazzi. Allora, visto che siete arrivati tutti così di colpo, adesso... Fatemi finire il tutorial, poi vi dico un attimino cosa succederà questa settimana, perché sono tantissime cose importanti, meno importanti, belle e più belle, non meno belle, sono mica scemo, eh. Adesso ve le dico tutte. Benvenuti a tutti, intanto. Allora. Com'è che si chiama? Sharakan. E tieni premuto RB e LB mentre attacchi per lanciare diagonalmente. Non è vero. Non è vero. Che cazzo dici? Ma lo posso fare normalmente anche senza... Ah, non ha lock, però. Non ha lock. Peccato. Non ha... Vedete, io premo. Però anche se non premo il dorsale, lui spara lo stesso in diagonale. Ma il mio personaggio si muove. È strana questa cosa. Boh. Senta che mette sicuro per aperture strette. Ok. Ok. Ricorda di non attaccare troppo rapidamente. Se la barra dell'arma diventa rossa, infliggi meno. Ah, ok. Attacca con la giusta velocità per mantenere la barra carica. Ok. Ok, va bene. Puoi attaccare anche attraverso il soffitto i muri stretti. Ok. Arrivo, ragazzi. Ora che si usa la ricerca di tutti i bersagli. Uno. Due. Tre. Quattro. Olè. Ottimo lavoro per scrivere un marcatore luminoso. Andiamo. Ora impariamo a come aggrapparsi. Aggrappati a quella sporgenza. Per aggrapparti a sporgenza, sei in aria. Ah, non si attacca in automatico. Ah, questo male. Ok. Niente sapeso per le piattaforme per me raggiungibili. Aggrappati a quella sporgenza. Cazzo, non mi ricorderò mai. Quindi non basta. Mentre sei appeso a un parapetto puoi spostarti sinistra e destra per scendere, ok. Ah no, non devo premere A, basta premere in su per rimanere appeso, ok. Ok. Oltre che le sporgenze per capire dove tenere le registrazioni, ok, va bene. Mentre sei appeso in due direzioni, spostati prima verso l'alto, poi verso il basso. Sono caduto.
Allora, stai tenendo premuto A mentre sei in aria. Ecco, e poi scala il parapetto e reggi per rilasciare. Io mi sto andando verso l'alto. Ah, ok, verso il basso, non verso l'alto. Verso il basso. Spostati dalla parte superiore a quella inferiore della recinzione senza cadere, ok. Poi salto. Ma perché non salta, to cretino? Vai. Ah, ok. No, ma... scusatemi, eh. Ok, mentre sei appeso alla recinzione puoi spostarti in tutte le direzioni. Spostati prima verso l'alto e poi verso il basso. E l'ho fatto! Ah, ok. Vai verso la scala. Ah, non mi faceva fare il salto perché dovevo prima fare quello, ok. Per salire, ok. Va bene. Ok. Ok, ok, dovevo prima finire quella parte del tutorial. A volte ho bisogno di scendere il parapetto delle recinzioni perché la parte per iniziare. Allora, vai. Hop. Ok. Questo male. Cioè, io mi sgancio da quella sopra. Scendo, devo ripremere su perché se non si attacca in automatico. Questa cosa qua mi ucciderà tantissime volte. Questa cosa qua mi ucciderà tantissime volte. Vai. Ora impariamo come prendere gli oggetti. Ok, prima di iniziare ti infliggerò dei danni. Grazie. Solo un altro per sicurezza. Grazie. Casse nemici possono contenere oggetti che ti servono per completare la tua missione. Cadrone! Lo sapevo che saresti arrivato. Questo è un cadro game. Grazie per il risabbone. Come stai? Non sono d'accordo con questa scelta di gameplay, neanch'io. Perché di solito si devono appendere in automatico, secondo me. Però, dai, ci proviamo. Ci proviamo. L'estetica è fighissima. È proprio NES, quella che piace a me. È uscito il 16 di novembre, mi sembra. È uscito il 16 di novembre. Casse nemici possono contenere oggetti che servono per completare la missione. Distruggi la cassa e prendi lo dog per ripristinare la tua salute. Ok. Ok, anche per appendermi alle sporgenze devo tenere premuto su. Ok. Ah, la modalità facile e moderna ti permette di vedere il contenuto delle casse anche per... Ok, con l'H c'era lo dog. Ok. Le granate possono essere usate per ripulire la schermata dai nemici quando sei in difficoltà. Prendi la granata. Grenade. Ok, premi Y per usare la granata. Quella cazzo è Y? Questo. Boom. L'hai provato poi questo, cadrone? Il tuo chakram può essere potenziato per infliggere il doppio dei danni. Devi prendere 3 potenziamenti per il super chakram. Ok. 1. 2. 3. Quindi posso tenere solo una granata alla volta. Il super chakram potrebbe dare i muri. Vai avanti e fai fuori quei bersagli. Ma questi... Ah, ok, se prendo... subisco 3 danni... lo perdo, ok. Però mi toglie anche l'energia. Potrai mantenere i tuoi potenziamenti al raggiungimento del livello successivo, ma ti serviranno 3 potenziamenti per ottenere... normale. Ok. Lo scudo di carnicino vuole prendere temporanea. Danni ai nemici ti staccano i tocchi. Prendi lo scudo attraverso il pozzo di metallo fuso. Ok. Bene. Ora scopriamo i tuoi obiettivi. In questa parte del salvamento dovrai usare tutte le abilità che hai preso. In ogni area troverai una porta e delle guardie e un contatto. La porta delle guardie è chiusa e un contatto è la chiave. Ok, allora. Vediamo un pochino se riusciamo a fare le cose come vanno fatte. Tac. Qua posso scendere? No, direi di no. Ok, prendo subito un danno da pirla. Poi devo far così, ok.
PAL. Quando incontrerai un contatto in un'area, ti consegnerà le chiavi magnetiche delle guardie. Le chiavi magnetiche delle guardie? Sì, PAL. Ti serve questo un po' Metal Gear, Sì, ti servono le porte delle guardie. Di solito apri la porta e combatti. In questo caso, invece, devi solo aprire la porta delle guardie per completare il tuo addestramento. Va bene, puoi infilare questa chiave magnetica nella porta. Marcatore luminoso per accedere all'addestramento avanzato. No, voglio vedere assolutamente. No, voglio vedere l'addestramento avanzato, assolutamente. Però dov'è il coso coso? Apri la porta delle guardie per completare l'addestramento. Sentite, giochiamo, dai, andiamo. Ho provato la demo quando uscì, fa molto Power Blade, tantissimo. Facile. Tutta la vita. Primo giro a facile, sempre. Let's go, si parte. La musica comunque ti entra in testa. Eh sì. È quella bella musica 8-bit come piace a noi. La categoria l'ho cambiata. Sì. Allora, vi avevo promesso. Ok, metto in pausa. No, va avanti da solo. Devi infiltrarti in città e sconfiggere le guardie dai tecnoterroristi che hanno occupato l'area di sicurezza. Contattami una volta eliminate le guardie, ci incontreremo nel centro della città. Come faccio ad entrare? I terroristi rotano i nostri treni e merci nel settore del Prison City. Devi nasconderti tra il carico finché non sarai all'interno del muro. Una volta dentro, parla con i nostri contatti in ogni area. Sono agenti incaricati di ottenere informazioni sotto copertura e ti forniranno le chiavi magnetiche delle guardie. Le chiavi magnetiche delle guardie? Esatto. Ogni area di Prison City... Sì, questo ce l'avevi detto. Perché è la stanza di sicurezza. Quindi dobbiamo infiltrarci tramite il treno merci... per andare a sfatare il mito dei tecnoterroristi. Sono un ufficiale, ma sei l'unico abbastanza qualificato per svolgere. Hai 24 ore. Accetti? Non credo di aver tanta alternativa. Ci penso io. Ok. Allora, visto che vi avevo... Ma che bellino che sono! Anche un po' Terminator, eh? Allora. Vi volevo dire un attimino come sarà strutturata la settimana questa settimana. Innanzitutto, benvenuti a tutti, chi si fosse connesso solamente adesso, e benvenuti a chi non mi conoscesse e chi ha avuto la disgrazia di conoscermi quest'oggi. Io sono Pezzi Nerd, sul canale porto principalmente retro game, console e arcade, ma anche indie game da sapore retro come questo e come quello precedente, ma anche indie game non dal sapore retro, come vedrete ad esempio mercoledì mattina, ma tanti anche tornei moderni, non moderni, quindi retro, arcade dei nostri vecchi giochi amati delle sale giochi, ma da quest'anno e soprattutto dal prossimo anche non vecchi, ma ben moderni. Picchiaduro, ci piacciono tanto. Tra l'altro, ragazzi, visto che siamo andati alla Games Week, facciamo anche una marchetta ai ragazzi di Umbral Core. Signori, andate a sostenerli. E questo è. Domani troverete una staffetta per il Giving Tuesday, della quale io e altri ragazzi, sentite, facciamo così, facciamo le cose come avevamo fatto, io e altri ragazzi ci daremo il tag. Che cazzarola l'ho messo? Qua, dove io e altri ragazzi ci daremo il tag per quanto riguarda il proprio fare la maratona a favore di AISM per i Giving Tuesday, e vi porterò a questo format nuovo che inaugurerò nel 2024, che si chiama Fight Cage. Mercoledì mi ritroverete live e proseguiremo il Metroidvania After Image. Giovedì ci sarà la giornata di analisi di Street Fighters, il campionato annuale di Street Fighter 6 che ho organizzato, che è partito da settembre e va avanti fino a metà 2024. E venerdì ci sarà alla sera l'undicesima giornata del campionato di nerd, campionato retro arcade che ormai da 4 anni organizzo, e ci sfideremo con Bishi Bashi Championship. Signori, se volete anche voi provare l'ebbrezza dei campionati di nerd, ricordatevi che tutti gli eventi che faccio multiplayer sono aperti a tutti. Ma soprattutto ricordatevi, domani c'è la maratona Giving Tuesday per AISM. Andiamo! Questo è. Grazie per i bittini, tra l'altro. Ciao, Meluzzino! Ben arrivato! Come la va? Ti sei ripreso dalla sfacchinata di sabato?
Salmon Steak Joe. Tra l'altro, Joe, domani mattina ci sarà il mio nuovo format, dalla quale, che non sarebbe mai esistito senza quel pazzo di Steak John, perché lui ha messo in atto l'idea del debugger per eccellenza. Quindi domani mattina, qui da me, tanto Steak Jones. Grazie per il video, grazie mille. Ciao bra Rob! Quindi domani, maratona per Ice Giving Tuesday con il nuovo format Fight Cage. A domani alle 9. Andiamo! Come stai bra? Tutto bene? Com'è l'audio? Posso andare indietro? Lui mi spara. Qui c'è... Ah, abbiamo già preso uno dei potenziamenti per il cosino che non mi ricordo come si chiama. Ok, hot dog. Umbertone, guarda che col pannocchione mi spara la fireball. Ciao Umbe, come stai? Grazie mille per la sub, caro. Ragazzi, fate gli onori di casa, fatemi gli shoutini a Joe, a Umbe, a Davo, a tutti e niente. Poi, dopo gli eventi IRL, io sono sempre preso benissimo, quindi più del solito. Perché quando vi si incontra è sempre tanto bello. Tra l'altro, Joe, sei poi andato tu alla Games Week? Dovevi andare domenica, mi sembra, vero? Sei poi riuscito ad andare? Grazie anche Davo, grazie ragazzi, siete troppo buoni e troppo belli. Comunque, Paolo, io ho già iniziato a fare punto esclamativo info, io te lo dico. Aiuto! Che culo. Si poteva, no? Solo info, no? Senza il link delle donazioni, giusto per sapere che domani, se volete, punto esclamativo info, signori, domani, punto esclamativo info. Devo anche respirare un pochino, ogni tanto. Ho preso lo scudo. Là c'è l'attacco unique che mi potenza il ninja chain coso, che non so come si chiami. Però me ne manca ancora uno per super potenziarmi. Abbiamo una granata, molto bene, che è successo? Hype train, grazie Joe, grazie bra Rob. Siete matti. Siete matti come dei cavalli. Beh, io ve lo dico sempre, siete matti come dei cavalli. Ma quindi non è a tempo, è a hit lo scudo. Grazie bra, grazie mille anche a te. Ah no, è a tempo. Hot dog. Cosa succede? È spenta la luce? Questo? Ah, lì ci sono i cosi che mi sparano. Allora io faccio così. Bene. Però posso portare una granata alla volta solo, a quanto pare. Trenino. Basta trenini, basta trenini. No, questi sono belli. I trenini IRL sono quelli che dico un pochino basta. Eccolo qua, ultimo, e potenziamoci anche il super mega coso. Allora, lei dovrebbe darci, quindi, se non ho capito male, la chiave per andare avanti. Donna. Sono felice che tu ce l'abbia fatta, tutto attaccato, senza l'apostrofo. È stata dura. Ho rubato la chiave magnetica della sala macchine. Ecco a te, grazie. Molto bene. Vi siete tutti ripresi? Vi siete tutti ripigliati? Testine. Testine! Boss e qua mi posso appendere, ok. Oh 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 oh. Ok. A quanto pare lì mi fa male. C'è fuoco, roba varia, quindi. Ok, non sembra nulla di difficile. Beh, anche facile. Interessante però. Interessante come boss ha, almeno a normale. Guardate quanto NES! Guardate quanto NES! Quanto NES! Daghe, esatto. Ma che bella tutina attillata che c'ha il nostro Al. Possiamo scegliere i livelli, tipo Mega Man. Tipo Mega Man. Allora... per ordine, tetti. Ah ragazzi, vi ricordo che la feature incombe sempre violenta e pesante su questo canale, quindi se crasha la live ma non vi ho dato modo di pensare che la live possa essere finita, torno. Ok, a meno che la situazione connessione non sia veramente del tutto disastrata.
Dovrei quasi tornare. Che bella la musica. Ma che figa! C'è anche la mappa è su, eh? È bellissima sta ST! Comunque ringrazio ancora Kimailer che mi ha dato la key per provare questa bellezza. Te devo andarti a prendere assolutamente. Ci arrivo secondo voi? No, è caduto. Cazzo, adesso? Ah, è qua, ok. Meno male. Non ci arrivo. Ci sono arrivato. Ah, male. Tanto là non ci arriverei, vero? No, là non ci arriverei. Grazie, bra. Grazie, bra. Grazie mille, ragazzi. Da rifare una cover. Joe, non dirmi ste cose, che poi mi salta il trigger. La finisco qua. Prima di essere di nuovo petulante, eh? La doppia cassa sulla strofa. Facci un bel videino, eh? Facci un bel videino. Da fare una bella cover, dei tuoi bellissimi video YouTube musical. Tra l'altro dovrei prendermi anche il bene di fare anche gli shout a chi è canali oltre Twitch. Però non sono capace a farlo. Allora, là c'è un oggetto, sembra importante a vedere così. Eccolo qua. Ah no, le granate sono. Beh, comunque ragazzi, i Matuso... No, cazzo. Dai, cosa fai? Attaccati. I Matusoni una volta facevano anche queste cose qua in live, eh. Vi ricordate quando vi portavamo le canzoni in medley, tipo di Metal Slug, dei giochi suonate al momento nelle live dei Matusoni, eh? Quelli sì che erano content, quelli sì che erano stream. Ciao Steve, abbiamo fatto 30, grazie Steve, grazie mille, ben arrivato anche a te. Sei pronto per domani? Poi mi ha la sensazione di non appartenere al luogo in cui ti trovi? No. Ecco la chiave magnetica delle guardie, bene, grazie grazie. Ok, abbiamo trovato la chiave magnetica senza volerlo. Tanto di là non ci arrivo a saltare, devo rifare il giro. Comunque ragazzi, io vi dico che il nuovo suono del canale più bello è punto esclamativo Islanda, eh. E tra di noi Islanda è una realtà. No, ma perché non si attacca? Allora, io sta cosa che devo tenere premuto su per attaccarmi mi inizia già a fare... Eccolo lì. Allora, fatemi poi vedere la mappa. Perché mi è sparita la mappa? È lì. No, proviamo a scendere di qua. No, se scendo vado lì non posso più tornare. Torno praticamente dall'inizio. Ok, quindi adesso devo uccidere quello lì, che non ci arrivo. Quindi dobbiamo fare così, facendo attenzione, perché qua ci sono questi. Io non ci arrivo però lassù. Devo rifare tutto il giro. Allora, lato... comandi fa un po' cazzucchiare, eh? Lato comandi, risposta e precisione, però per il resto ok, abbiamo preso lo scudo, andiamo dritti per dritti. Allora, andiamo di qua perché la porta l'avevamo già trovata. Vai. Sì che posso, sì che ci arrivo, sono un cretino, devo passare di qua. Ok. Eh no, là no. Là non ci arrivo, no.
come faccio ad arrivare là? Non ci posso arrivare. Ah sì, qua. Lontano l'Islanda. È vicino a Padova l'Islanda. Comunque se ci pensi rispetto al Giappone l'Islanda è effettivamente vicino a Padova. Che cretino che sei. Però è vero. Però è vero. Allora, posso fare questo trick? Ecco, perché in questi giochi se tu cadi senza la... senza la scala, muori. Come in questo caso, precisamente, no? Volevo farvi vedere questo. Ah! Ho dog più è un aumento, forse definitivo, di energia. Ok, ok, abbiamo trovato il primo segretino, quindi... beh, segretino, non è che fosse così tanto segreto, ma... mettiamo la bomba. Spara anche. Bene. Come state, figliuoli? Come stai, Steve? Il lavoro? Ma tanto questo non mi serve mica. A meno che non me lo tenga in memoria per il livello dopo. Quindi, se tanto mi dà tanto, se non ho capito male, qua adesso ci sarà il boss. Ok, sembra proprio un boss. Ho trovato un medico di questa canzone e vedo che la si riesce. Vai, Joe! Cosa succede? Ah, il tinuro! L'ha preso, in pieno proprio. Dove è andato? Qua. Mi spara. Ah, ok, mi spara, devo fare così. Teoricamente avrei dovuto anche evitarlo. Adesso mi sparerà di nuovo il siluro. Sì, questa volta lo salto. Ah, posso tenerlo fermo? Non mi serve a granché però tenerlo fermo. E mo? Ah, ok. L'ha preso. Dai che è morto. Ah, vieni qua! Ne mancava un... dov'è? Ecco. Andato. Ragazzi, sto giocando a facile. Sto giocando a facile. Non sono particolarmente bravo io, Sono particolarmente scarso. Sto giocando particolarmente a livello facile. Distruggi l'auto! Ed è subito Street Fighter! Va che abbiamo trovato il punto per... colpirla in tre. Però aspetta, qua non è che mi dà qualcosa. No, mi dà niente. Ma dai, c'è il bonus Street Fighteriano, il cameo. Bellissimo. Allora, andata. Abbiamo anche trovato il panino. Ok, quindi in ogni livello c'è il panino più, l'hot dog più. Autostrada. Vai. Oh no, i livelli con le moto, no, ti prego. Che cacchio è sta bestia? Non è molto ben definito dove io possa saltare, dove non posso saltare. Quanto son tamarro con la... col chopper. Ho preso danno. Ho preso danno forse dai... dai bidoni. No! Nel pertugio! Non ho visto il pertugio. Ah, ho lo scudo adesso. Mamma mia, mi forgio dello scudo. Non guardo più in faccia nessuno. Oh! Comunque ragazzi, se volete un contra-like... questo sembra carino, anche questo. Però se volete un contra-like bellissimo e definitivo, Wild Dog. Ho della roba pronta da quando l'ho giocato, che volevo fare un video, una sorta di video recensione. Non l'ho mai fatta. Però sarebbe pronta. E cercatevi Wild Dog. Quello è veramente, veramente figo. Ma proprio figo. E invece un Mega Man-like... molto, molto con le dovute proporzioni e con i dovuti riguardi, Bat Boy.
Kombat. Poi un altro gioco che mi è piaciuto tantissimo. Se vi piace il genere retro, retro indie, sono entrambi fighissimi questi due giochi che vi ho detto. Allora, la mappa mi dice che di là posso andare su, però ormai è crollato tutto, quindi là non ci arriverò. Dovrò fare il giro. Sì, a livello di palette c'è un pochino di confusione su dove posso saltare e dove no, eh. Però vabbè, dai, ci sta. Ho lo sparo potenziato, quindi può passare anche attraverso i muri. E stavolta provo ad anticiparlo e andare subito di qua. Ok, anche se avrei potuto scendere. Ciao Gedone, come stai? Tutto bene? Come procede la vitaccia? Cosa dite, ragazzi? Proviamo a scendere. Poi posso risalire? Sì, secondo me sì. Ho paura, a dire la verità. Che magari c'è lo dog. E mo devo passare di là, probabilmente. Qua. Ok. Come stai, Jedi? Ah, tutto bene, ottimo, ottimo. Ed è subito Alex Kidd. Ma, ok, pensavo fosse una grata da attaccarsi, invece no. Io non posso salire lassù. Non posso, però ci posso arrivare da sopra. Forse. Ma su questi io mi posso attaccare. Ecco, ci potevo arrivare da sopra. Fanculo. Adesso non ci arrivo più. Potevo arrivarci da sopra. Perché questo è un muro, vero? Sì, quello è un muro. E vabbè, pazienza. Lo sappiamo per la prossima volta. O magari se riusciamo a tornare su, in qualche modo scendiamo là. Allora, lì se cado muoio. Quindi andiamo su, dritti. Dunque, signori, stiamo giocando Prison City. Il gioco sembra molto bellino. Musica fantastica. Adorabile. Allora, io qua ero già venuto. Sì. Quindi io adesso posso tornare indietro, volendo. Vaffanculo! Posso tornare indietro. O passare qua sopra. Perché secondo me io qua ci devo andare. Forse almeno a prendere la chiave. A momenti. No, ho preso il potenziamento. Ok, vabbè, schifo non mi fa. Bisogna tornare indietro. Ok. Che musica, ragazzi. Che musica. Indubbiamente tuffarsi in vuoto è un buon modo per tornare indietro. No, mi fa tornare semplicemente solo lì. Poi tuffarmi nel vuoto. Qui dove sono arrivato, vero? Sì. Ok, niente. Allora proviamo ad andare di là. Non mi puoi tenere in memoria però tutta la corsa della scivolata, scusami. Non puoi. Non puoi perché cado. Hubert, il poliziotto Hubert. Sembro un ragazzino, ma sono uno scienziato, per caso. E anche un 12. Ciao Maddy, come stai? Come stai? Tutto bene? Come la va? Come la va? Ciao Steel. Scusate, mi ero perso un attimino di... Aspettate, leggo un attimo il dialogo che sarà forbitissimo, ma... Ecco la chiave magnetica... un tanto gigantesco pericolo... Grazie, non ho letto, magari mi ha detto il punto debole, non l'ho letto, fa niente. Come stai, Steel? Sì, le rotelline dell'Arbor, che hanno un nome che non me lo ricordo, ma non me lo ricordo.
C'hanno un nome queste armi, tipo Nun Chu qualcosa. Come stai, Maddina? Comunque, signori belli, vi ricordo, domani... Morto. Vi ricordo, domani, dalle ore 9, avrò l'onore di aprire la maratona per AISM, che il buon Warbumper ha organizzato per il Giving Tuesday. Quindi, signori belli, io vi ricordo che... Vi ricordo che il fatto di sostenerci... Sicuramente economicamente è una grossa mano che ci date e vi diciamo grazie, ma il sostenerci è anche far girare la voce dell'evento, quindi se avete canali social, amici, bar o quant'altro, spargete la voce che a noi fa molto piacere. Facciamo per una giusta causa e ci dareste una grossa mano. Devo andare adesso, devo tornare indietro, quindi per forza di qua. Però qua è chiuso, io non posso andare da nessuna parte qui. Scusami, fatemi vedere la mappa. Allora, tac, tac, tac. Forse devo ritornare su, ma su non posso. Ah, sì, ok, ho capito. Devo ritornare su e ributtarmi giù. Capito. Quindi vi aspettiamo. Dalle 9 del mattino a notte inoltrata. Siamo lì. Belli, belli, cacchi, cacchi. A farci ancora più belli, belli e cacchi, cacchi. Per una buona causa. Tra l'altro vi ricordo io cosa porterò. Porterò il format, il mio nuovo format del 2024, cioè Fight Cage. Fight Cage, Fight Cage come non l'avete mai visto. Perché basta, bisogna innovare. Dobbiamo innovare. Siamo stufi di vedere sempre le stesse cose e quindi innoviamoci. Come sarà? Venite a scoprirlo. Che volete che ve lo dica? Oh, devo farvi ancora la pappa pronta io? No. Allora, ora. Non è qua. È qua. E piacerebbe mangiarmi garretti. Piacerebbe mangiarmi garretti. Invece no. Uno. Due. Tre. A momenti cado di nuovo. Allora, ora. Io tanto qua devo scendere perché dopo non c'è più nulla. Però... lì da dove ho iniziato e dove c'è la porta effettivamente, però a me sarebbe piaciuto andare a vedere laggiù, perché secondo me potrebbe esserci l'hot dog là. Ma da dove scendo? Da qua? Fatemi provare. Dovrei rimettermi. Ok, sono dalla parte, sono dove volevo essere. Sono dove volevo essere. Perché io adesso vado qua. Poi vado qua. Poi vado qua. E vado qua. Sono dove volevo essere. Secondo me qua c'è l'hot dog. Però non devo sbagliare i salti. Se no sono fregato. Vaffanculo! Al primo! Ho detto che non devo sbagliare i salti! Il primo sbaglio. Con Giuda. Ma come posso essere così? Adesso hai fatti tutto il giro. Non al secondo, al primo ho sbagliato proprio. Ma porca miseria, porca. Allora, andiamo. Di nuovo. Andiamo. Meglio sbagliare al primo rispetto all'ultimo. È un punto di vista. È un punto di vista opinabile. È un punto di vista. Ma adesso però sono studiato, ragazzi. Adesso vado come un treno. Basta treni! Basta! Allora, abbiamo detto, passiamo da sopra. Poi qua posso scendere e devo tornare indietro. Le mani sudate. Poi qua scendo giù. Vado qua. Che music. Aspetto questo, aspetto che ripicchio. Ok, va bene qua, va bene qua. Scendiamo qui. E ci risiamo, ragazzi. Vediamo di sbagliare di nuovo, eh. Allora,
Ah, ho lo scudo adesso, merdino. Provaci a toccarmi adesso. No, ma io non ce l'ho. Io non ci credo. Ma io non ci credo. Ma mi... sono proprio nato... Mamma. Mamma, ma hai proprio fatto così dalla nascita o lo sono diventato vita naturale durante? No, chiedevo. Non c'è mia mamma, era un piccolo sketch. Però... penso che le telefonerò e glielo chiederò se sono nato così o se poi mi ci sono diventato. Faccio bene che la musica mi gasa e quindi non mi pesa rifarmelo. Forse poi la 15ª volta inizierà a pesarmi anche con la musica gasante, ma confido di farlo alla terza. Non la prima, non la seconda, la terza quella buona, sicuro. Ma che poi basta scendere di qua, è vero? Perché sono sempre tornato indietro? Salame pistoloso. Piccolo salame pistoloso che non sei altro. Allora, no, adesso devo salire. Poi qui, va bene, chi se ne frega. Qua no. Però lo scudo, non avrò mai più la fortuna di beccare lo scudo qua. Allora, ora facciamo una cosa. Il Fiat scudo. Ok, allora. Piano. Ok. Ricordiamoci che abbiamo anche sempre le granate. No, lui mi spara. Mi spara e mi fa cadere. Non mi ha fatto cadere. Ah, cos'è questo? Ah, una cosa in più di magia. Ok. Quindi, tanto Metal Gear, Tanto Metal Gear. Non c'entra niente. Però le fasi di dialogo con il tipo il CB ricordano un pochino Metal Gear. Né Mase. Né che lo ricordano, né. E basta inseguirmi. Quindi secondo me ogni livello ha un oggetto special. Il primo era quello della vita plus. E questo qua invece è la weapon plus. Secondo me. Poi non lo so, la butto lì. Però l'unico punto in cui non ero ancora andato era quello. Quindi non credo che ci sia altro in questo livello. Certo che però uno doggino me lo potresti anche dare adesso. La passiamo da sopra. Andiamo. Mi dai un doggino? Grazie. Mi dai un doggino? Grazie. Me lo dai tu? Grazie. Adesso no. Il primo che non glielo chiedo ve lo dà, Qua c'è la moto. Andiamo. Boss. Sì, è il codec di Metal Gear, assolutamente. Ma chi devo colpire? Ah, quegli affari lassù. Io ho ancora sempre la granata, adesso la utilizzerò. Dove è andato? Cosa mi tira? Gli amici? No, qua è easy. Ah, no, fanculo. Ok, e giustamente c'è il danno da contatto. Però... però dammi la possibilità di lockare la moto. Cioè, io non posso saltare e andare avanti... contando che poi tanto comunque mi colpiscono. Cioè, questa cosa qua non... non la capisco molto. Se avessero fatto semplicemente un tasto lock, come in tantissimi altri giochi, ad esempio Blazing Chrome... BOOM! Dai che è andato. È bellissimo che tira gli amici. È proprio un cattivo di Kenshiro questo. E basta, cosa faccio rimbalzare? Cos'è? Andato? Andato? Pazzo Max, tra l'altro, si chiama. Il fatto che non sembrano difficili questi salti non mi pare che sia impedito per il platform. Più che altro ha una meccanica che secondo me è stranissima. Il fatto di fare una roba adesso nel 2023 con la
pesa non automatica. Quindi io, quando ci sono le piattaforme tipo le corde, quelle cose lì, devo tenere premuto in su. E mi viene poco naturale, perché anche se tipo io ho due piattaforme come il primo boss, una sotto l'altra, due cordini, una sotto l'altra, se mi sgancio, teoricamente facendo giù e A, non devo di nuovo ripremere subito su, se no il mio personaggio non si appende. Dovrebbe appendersi in automatico. E questa cosa qua me la dimentico e sovente misso la roba proprio per quello. Una macchina. Sì, la scelta livelli è mega benissimo e lui invece è molto contra. Quindi è un misto tra i due, direi. È un contraman. Questi? Oh oh. Me lo immaginavo che questi qua fossero quelli che... Allo stadio non si capisce se di basket o di football, perché c'è uno che mi vuole caricare e mi può far tantissimo male. E allo stesso tempo c'è... Oddio, quanto sei coriaceo, ragazzo mio. Allo stesso tempo c'è anche l'amico Fritz che mi tira le palle da basket. Comunque grazie per avermi detto di non sono impedito con i platform, anche se effettivamente lo è. Hot dog. È la verità. Io direi di saltarti a te, va? Perché sei un pochino troppo veloce. Allora, proviamo prima a scendere. Scarfello, bel ritrovello. Ciao Nak! Come la va? Spogliatoi, qua c'è la porta, bene. Quindi poi dovrò tornare, qua c'è Grenade. L'hot dog, sono un cretino. Potevo tenermelo per lo scontro col boss, per rifilarmi la vita. Sono stato poi un po' un pirla, ma fa niente. Pirla ai porci. Come stai? Come è successo? VIP per un mese più suo omaggio? Ma tu non sei VIP, Davo? Ma tu non hai bisogno del VIP per un mese per essere VIP. Tu sei VIP subito. Com'è possibile che tu non sia VIP? VIP. Rapture. Se poi togliessi tutti sti numeri, dopo il nick mi farete anche un piacere. Rapture 12. Dov'è lo 0? 02. Yeah. E mandami il suono. E mandami il suono. E sappi che però non scade dopo un mese. Oh. Allora. Altra macchina. Ah, ma questo è un muro. Vedete? Vabbè, lì non è colpa di nessuno, eh. Ah, posso tornare anche indietro da qua, che non sono passato prima. Questo è un checkpoint. Sono indeciso se andare di qua o salire. Facciamo livello per livello. C'è prima un livello... Ah no, lui... No, c'è una scala... Ok, no, non c'è niente. Lì c'era solamente quello dell'hot dog, però posso salire da qua. Cos'è? Ma cos'è questa cosa qua? Scusate. Ma cos'è questo? Tanto più che non mi fanno uscire Gestalt... anche io lo sto aspettando. Anche io lo sto aspettando, Gestalt. Però ditemi, cos'è questa roba qua? Ciao Lambri! Ciao Alex! Ah, è una roba che mi fa male, tra l'altro. Il pisellone spara roba colorata che mi fa male. Ah, niente. Non posso andare in là. Cioè, ah, forse da sopra. Forse da sopra, ok. Forse da sopra. Qua sono di nuovo dalla macchina. Che tanto ho visto che tanto distruggerla non mi dà niente. Potrei anche evitare. Perché punteggi non ne ho. Ah, sì, 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 invece. Mi ha dato il bonus. Facciamo così. Dipende da come lo usi, esatto. E soprattutto con chi. Allora. Posso andare di là, ma prima voglio vedere di qua se... Secondo voi qua devo saltare? Sì, ok. E ero indeciso tra far quello e scivolare. Ed è subito alien. Là non ci arrivo. Quindi ci arriverò sicuramente da dietro. Ma voglio andare a vedere cosa c'è sotto questa scala. Sotto questa scala sicuramente tornerò indietro.
Esatto, da qua. Ah, posso fare il giro, però, attenzione. Vai via! Ok. Oh, qui posso fare il giro. Hot dog, che non mi serve, quindi lo lascio lì. Ah, là c'è l'hot dog più. Però come ci arrivo? Aspetta un attimo. Questo qua è un muro. Aspetta un attimo. Ok. Non mi fa arrampicare da covacciato. Ergo, io come faccio a ficcarmi lì in quel buco? Devo arrivarci da là. Ma da là non ci arrivo. Di là perché c'è il buco troppo grosso. Probabilmente ci arriverò da sopra a sto punto, allora. Se non posso scendere... Se non mi fa pendere da qui, cosa che non mi fa fare, ci arriverò da sopra. È l'unica. Io però, il Metroidvania che aspetto più di tutti è quello che avevo provato la demo ai tempi, ed è Nine Soul. Quello è proprio Metroidvania Soul, secondo me anche un pochino. Lo aspetto come il Natale. Lo aspetto veramente come il Natale. È un po' più grosso, questo livello. Tutto più grosso. Devo prendere il potenziamento. Allora, abbiamo visto che là c'è il cosino. E qua cosa ci sarà? Tele supporto, qua c'è di nuovo questo coso. Non ho capito perché devo distruggerlo, ma io nel dubbio lo distruggo. Qui c'è un muro, vero? Non posso andarci. Questo è un muro, ok. Sì, concordo, Saga, concordo. Ok. Immaginavo ci fosse qualcosa, è lì. Diamine, sono finito. Ah, secondo me sapete dove arrivo? No. No, cazzo, non volevo scendere. Vabbè, già che ci sono. Ah, qua vado dal... No. A vedere così, no. Non vado dal... Sono perduto. Mi sono perduto. Lo scudo. Grazie. Devo sfruttare lo scudo per fare questa parte qua. Ok. Secondo me da qua potrei arrivare a prendere il cazzillo, lo dog più. No, neanche da qua. Dove sono finito? Cioè dall'inizio. Qui sono dall'inizio, ma strano che non ci sia nulla da prendere allora qua. Perdonatemi, eh. Allora posso provare a ritornare su a sto punto, perché se scendo torno dall'inizio. Adesso è un rischio perché qua mi faranno del male fisico tutti. Ma io ci provo lo stesso. Ciao L, come stai? Ma sto giocando a facile. No, non, per adesso non è difficile. Mi perdo, mi sto perdendo in una cosa dove c'è praticamente una sola una via. Vabbè, no, una proprio solo una, no. Però non ci buttiamo proprio giù così.
Allora, proviamo a tornare indietro, perché ho visto che lassù possiamo salire. Se riesco a tornare indietro, perché non è neanche scontato che... Sì, c'è la scala, ok, non mi ricordavo. Come stai, L? Tutto bene? Ok, proviamo ad andare quindi dall'altra parte, ricordandoci che lì in mezzo c'è lo doggino col più. Quindi, se tanto mi dà tanto, io dovrei arrivare... Dovrei arrivare per l'esattezza... Te da dove sei uscito, scusami? Eri andato a prendere il tè. Allora, lì dove sono salito... Qua c'era il checkpoint. Dritto giù di qua dovrebbe esserci lo dogghino, quello supremo. Però io non mi fido a buttarmi di sotto, perché muoio se mi butto di sotto. Devo riuscire a scendere con qualche scala. Ah, ok, qua devo solo scivolare e sperare di non farmi chiappare da quegli affari, va bene. Cosa che ho subito fatto. Granata, grazie. Bello rivederti live, grazie. Grazie mille. Ho passato una settimana un po' di M, proprio in tutti i sensi. Una settimana di M in tutti i sensi. Caduto. Perché non ti appendi? Grazie. Grazie mille, sono contento anch'io. Mi mancava. E vedi che però c'è qualcosa che non quadra. L'hot dog è in mezzo a quei due cosini che non si toccano. E io non so come arrivarci, perché qua sicuramente io adesso sono in zona chiave, perché è l'unico punto della mappa in cui non sono ancora arrivato. Quindi qua ci sarà il tizio che mi dà la chiave, al 99,9%. Che è infatti è lì sotto, mi sta salutando, ciao, arrivo. Però... Resta... Ah, aspetta, che qua non sono ancora venuto. Momento. Qui gioca Carling. Ah, no, gioca Ok. Ah, guarda che c'è un muro che si rompe. Tac! Guarda lì che ci siamo. Guarda che ci siamo. Va che ci siamo. Ho paura. Era di là. Sì, era di là. Quindi, così... Ah, ho capito cosa vuole che io faccia. Ho capito cosa vuole che io faccia! Non è cadere nel buco. Ho capito cosa vuole che io faccia. Vuole che io faccia questo, poi...